web di cui rappresento come associazione Lingua Italy, che è il chapter italiano dell'associazione internazionale presente in più di 100 paesi, che è la prima associazione in Italia a essere riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo, in particolare per il settore ICT, ed è la prima associazione che ha elaborato i 21 profili professionali nello scorso febbraio, tra cui ci sono le figure professionali che molto probabilmente di cui conoscete, come per esempio il community manager, che è colui che gestisce le conversazioni online e dà supporto a, ad aziende e strutture che vogliono, diciamo, far conoscere il proprio prodotto conversando con gli utenti, che poi sono diciamo gli acquirenti dei vari prodotti e servizi acquistati, diciamo, di volta in volta. La cosa che mi faceva piacere, diciamo, agganciandomi al discorso del professor Raffa, è il rapporto che Fattori Internet, che Google ha realizzato e pubblicato nel 2012 in collaborazione con la Boston Consulting Group, in cui è venuto fuori di come le aziende che erano presenti sul web erano per l'80% le aziende che avevano in assoluto venduto più prodotti. Quindi questo che cosa significa? Che nel nostro contesto di artigiani e di imprese italiane, in Italia che è prevalentemente fatta da aziende di piccole e medie aziende, attraverso il digitale abbiamo un'opportunità, che è quella di sfruttare il digitale, in particolare internet e il web, attraverso appunto i professionisti accreditati anche a livello ministeriale degli UIT, perché purtroppo, diciamo, è necessario, diciamo, entrare in relazione con associazioni come IWA Italy, come stakeholder del discorso che facevamo prima con tutti quanti voi. Cioè, volendo riassumere quelle che sono le parole chiave di questa giornata, sono appunto il racconto e l'emozione. Nel racconto ci sono i punti che sono il territorio, l'artigianato e il turismo, e nell'emozione l'emozione viene fruita raccontando una storia. Una storia che racconta la memoria, e questa storia, questa memoria necessita degli stakeholder, che sono istituzionali, associazioni di categoria, la formazione e quant'altro. Quindi in questo ambito diciamo rientra appunto quello che potrebbe essere il contributo ormai necessario, perché è dettato appunto da studi, che un'azienda per esistere sul mercato necessita di una presenza su internet e del web, che può essere un sito web, ma non solo il sito web, una piattaforma di e-commerce e tutti quelli che sono gli strumenti, per esempio il cloud computing, che agevola e supporta le imprese ad interagire a livello internazionale, e quindi far uscire quelli che sono i prodotti delle aziende artigianali, che sono richieste sempre a livello più di tipo personalizzato. Quindi i discorsi che sono stati fatti qua raccolgono quella che è un'esigenza di mercato attuale, cioè che ci stiamo spostando da quella che era diciamo una produzione di tipo industriale e globalizzato ad uno locale, cioè di una tipicità legata ai singoli territori. E quindi questo è il discorso che facevano Claudio e Fabrizio. E quindi in questo senso internet e il web sono gli strumenti cardine che fanno la differenza e fanno da volano sia per far conoscere il prodotto nel territorio, ma soprattutto a livello internazionale. Quindi l'emozione, la storia, il racconto, oggi viviamo in quella che è definita la società dell'affabulazione, cioè i vincenti sono coloro che sanno raccontare storie. Quindi concluderei con questo, dicendo in bocca al lupo a tutti, e che siate tutti presto su web. Grazie.
Grazie.